Rita Ottaviano, assessore alla risorsa mare del comune di Torre del Greco, insieme ai ristoratori della zona mare, l'amministrazione comunale sta organizzando 1 o 2 giorni di eventi, un percorso che vuole essere all'insegna della cultura, della musica, dell'enogastronomia per un rilancio di questo territorio. Sì, per un rilancio dopo questo periodo di fermo e anche per premiare il coraggio di tutti i ristoratori che hanno riqualificato questa zona. E quindi noi come amministrazione siamo presenti perché non gli siamo a fianco. È arrivata la proposta dagli stessi ristoratori per poter organizzare 1 o 2 giorni dedicata alla zona di Via Calastro e di Corso Garibaldi, proprio per portare all'attenzione della città e per far sì che finalmente ci aspettiamo che dopo questo periodo di Covid possiamo riprenderci da questa crisi economica che ha coinvolto un po' tutto il territorio di Torre del Greco. Dunque saranno coinvolti tutti i ristoratori, le attività commerciali che insistono sulla zona, ma ci saranno anche momenti di intrattenimento e musicali. L'intrattenimento dedicato a quel periodo, a quella zona, e quindi saranno coinvolti artisti del territorio. Chi vorrà mettersi a disposizione della nostra comunità, che ben venga. Abbiamo pensato di fare qualcosa per Torre, diciamo al rientro delle ferie, e sarà un percorso ovviamente qui nella zona mare. Finalmente faremo vedere al territorio torrese e anche fuori dal territorio torrese le nostre bellezze, perché ce le abbiamo, e quindi sarà due giornate, due momenti importanti per promuovere Torre del Greco. È un percorso dove saranno presenti tutti gli operatori lungo la strada, quindi ci saranno bar, ristoranti, artisti, musicanti, cioè non è una passeggiata soltanto per venire a gustare le nostre specialità, ma è un percorso culturale. Ci stiamo strutturando e organizzando in tempi abbastanza stretti, perché lo faremo a fine settembre più o meno, e quindi cercheremo di fare il meglio per poi sviluppare, se va tutto bene, nei prossimi anni. Quindi musica, cultura, enogastronomia, tutto finalizzato a un rilancio della zona, ma in generale anche del turismo a Torre del Greco. Infatti, non a caso è così, perché vorremmo rilanciare la zona anche da un punto di vista turistico, e quindi vuol dire quale migliore occasione. Non sperimentarlo in questo momento per dare poi, che ne so, voglio essere ottimista, in futuro come dire, un'idea di un attrattore turistico esatto, legato appunto a questa festa.